Siemens ha scelto di partecipare al Forum delle Risorse Umane perché è un'azienda che cerca di contribuire con la sua prospettiva di innovazione, di cambiamento e di sviluppo tecnologico allo sviluppo del paese, ma nello stesso tempo all'apertura verso altri contesti, all'ascolto di quelle che sono le esperienze dei nostri competitor, dei nostri partner e di un contesto socio-economico che sta cercando di fare la differenza. Siemens si colloca in quest'ambito non soltanto con le sue tecnologie, ma anche tantissimo con politiche innovative di gestione delle persone, tra cui lo smart working. Un'azienda può fare tantissime cose per essere un portatore sano di cambiamento. Innanzitutto cercare di capire quanto questo cambiamento porta valore al contesto in cui opera. Questo è un aspetto fondamentale in cui Siemens crede tantissimo, con uno dei principi che porta avanti da qualche tempo che si chiama Ingenuity for Life. Ingenuity for Life non vuol dire ingenuità, ma vuol dire ingegno, cioè porre il genio al servizio di quella che è l'innovazione tecnologica, l'innovazione delle infrastrutture, l'innovazione dei processi produttivi. Questi cambiamenti non sono cambiamenti che si fanno dalla sera alla mattina, sono cambiamenti che impongono in qualche modo di ascoltare il contesto, di capirne le esigenze, di cercare di capire qual è l'intento comune che può portare un'azienda come Siemens e la tua tecnologia a fare la differenza per tanti clienti e per il contesto in cui operiamo. Cercare di farlo passa ovviamente non soltanto da quella che è l'innovazione tecnologica, ma tantissimo dal contributo che ogni singolo individuo riesce a dare a questa innovazione. Ecco perché le persone sono veramente al centro delle nostre iniziative e lo saranno sempre di più. Non vogliamo nemmeno più parlare di risorse umane, ma vogliamo veramente parlare di people, di persone, ognuna con il suo talento, ognuna con il suo contributo.